uomo chiamato René vaga nel mondo dei suoi sogni, realizzando il proprio desiderio di diventare pittore di mele e cappelli e mele cappelli. Nei suoi dipinti le foglie sono labbra, le baguette sono nasi, il lato giusto non è mai quello superiore e il sopra non è mai sotto. Questo libro è ispirato alle opere di René Magritte, uno degli artisti più amati al mondo. Ciao bambini, sono Anna e vi racconto la storia di un pittore. René era un pittore, ma René non riusciva a dipingere. Sapeva come, ma non sapeva cosa. Poiché non poteva dipingere, René non riusciva a dormire. Quando scendeva dal letto la mattina, le sue tele erano ancora vuote. Le sue tele erano vuote, ma la sua testa era piena, piena di idee, su oggetti e parole. Ma da dove cominciare? Sognò di essere un pittore. Un pittore di mele. Sognò di essere un pittore di capelli e un pittore di mele e capelli. Sì, un pittore di farfoglie, piperami e uova occhiali. Dipinto da lui un uovo diventato uccello. Le scarpe si trasformavano in piedi. Era un pittore di parole e cose, e a volte le sue parole descrivevano altre cose ancora. Era un pittore di quadri. Gli piaceva entrarci e uscire. Dipingeva l'impossibile perché fosse possibile. Dipingeva lo straordinario perché fosse ordinario. Una mela può portarti in posti molto interessanti.